Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Legends of Runeterra, un gioco di carte, dovrebbe essere ispirato a League of Legends, gioco che ho veramente usato pochissimo, ed è un gioco che cambia un pochino quelle che sono le meccaniche dei giochi di carte. Adesso ve lo farò vedere, faremo una sfida. Ho già giocato il tutorial, ho visto un pochino. Gioco in italiano ed è scaricabile dal sito, c'è proprio un launcher e lo avviate, lo giocate. E ecco perché si lamenta di continuo della lingua, è completamente in italiano, ci sono le classiche missioni giornaliere. Lo scopo del gioco è distruggere il Nexus, che sarebbe una sorta di cristallo dell'avversario, un po' come succede in tutti i giochi di carte. Abbiamo i nostri mazzi con le nostre carte, abbiamo uno shop in cui è possibile acquistare le carte spendendo dei crediti. Che poi si possono andare ad acquistare in soldi veri o in gioco, insomma, il classico gioco di carte che richiama ancora spesa con soldi. Abbiamo il tutorial, ce ne sono veramente tanti e diciamo che il gioco ci consiglia di farlo per guadagnare delle cose in più, dei crediti in più, delle carte in più. Quindi io vi faccio vedere questo. E giochiamo contro la IA, giusto per mostrarvi un pochino le nuove meccaniche, perché c'è una meccanica di attacco-difesa che è veramente interessante. Ci fa giocare varie tipologie di mazzo. Qua ovviamente nella carta vedete il danno che la carta fa e la vita. Allora, in questo caso ci sta mostrando la meccanica del congelamento, perché noi abbiamo le carte. E poi abbiamo gli incantesimi. Gli incantesimi consumano il classico mana, il mana che viene accumulato uno in più ogni turno e fin lì niente di nuovo. La meccanica interessante di questo gioco è il fatto che noi prima buttiamo le carte e le carte vengono messe in questo spazio qui. Dopodiché possiamo attaccare o se è il turno dell'avversario di attaccare possiamo difenderci. Qua si vedrà un cerchiolino con delle spade e significa che abbiamo il gettone d'attacco e quindi possiamo attaccare. Le carte che abbiamo qua, che abbiamo giocato, le possiamo buttare qui. In questo caso lui ha fatto questo attacco. Noi in questo caso possiamo congelare un nemico. La giochiamo e andiamo a congelare questo nemico che rimane praticamente immobilizzato. E vedete che non fa danno in questo momento. A questo punto saltiamo il blocco. Ok, puoi neutralizzare nemici potenti. Ora, congela rallentare il tuo avversario e proteggere il Nexus. Perché loro, una volta che passano, vedete che lui ha la spada Scacciamoli e via. va in attacco. Quindi a questo punto dobbiamo congelare il nostro nemico. Congelare o difenderci. Allora, in questo caso io voglio, non voglio congelarlo, voglio giocare questa carta qui. Ah no, attacchi o blocchi? No, non possiamo schierarla perché siamo in blocco, quindi dobbiamo per forza andare a congelarlo, se non sbaglio. Eh sì, dobbiamo per forza. Sì, perché questa io non credo. No, infatti, la giochiamo, congeliamo il nemico. E quindi lui rimane. Così. Ci sono poi le carte degli eroi che ci consentono di attaccare e gli eroi, a differenza di altri giochi, gli eroi, le carte, quindi degli eroi, salgono di livello. Ora, abbiamo una serie di sfide che queste sono delle casistiche diverse. Vedete che in questo caso noi adesso possiamo andare ad attaccare, quindi in questo caso noi andiamo a giocare questo arciere e lo possiamo giocare qui. Frecce pronte. Lui va ad attaccare, doppiato anche in italiano il gioco comunque. Lui a questo punto dovrà difendersi perché al prossimo turno lui attaccherà il Nexus. Vedete che lui andrà e attaccherà il Nexus. Oppure niente, non abbiamo nient'altro da giocare. Possiamo uccidere tutti i nemici con zero potere, poi congelare tutte le unità nemiche. No, non abbiamo nulla, quindi diciamo che attacchiamo. In questo caso lui passa in modalità Vediamo che difesa sei e ci piazza tale. davanti questo tizio. Quindi a questo punto noi gli faremo 3 danni.
Lui ne ha 5 di vita, resterà in vita e proteggerà il Nexus del nemico. Ci dà già una proiezione di quello che succederà. A questo punto noi possiamo andare a giocare il congelamento. Lo congeliamo. Ma non so quanto questa mossa sia... Ok, a questo punto sì, è la combo sarebbe questa. Il prossimo turno andiamo a congelarlo e distruggerlo perché è a zero. E quindi vince la partita perché noi prendiamo a fare 3 di danno e il Nexus è... controlla il tuo incantesimo e prova la combo. Vabbè, non è molto interessante questo tutorial, ma va bene. Una volta che l'avremo finito magari proviamo una partita. Allora, cerco una combo congelante definitiva per sconfiggere un'unità. Allora, ok. No. Ah sì, la combo è questa. Congeliamo lui. Ok, giochiamo anche l'altro, congeliamo anche l'altro. È un po' come quelle mosse sulla settimana di mistica degli scacchi. Ok, dovremmo aver fatto, infatti li andiamo a distruggere tutti e due e vinciamo questa sfida. Tocca a noi, a questo punto giochiamo lui. Che andrà ad attaccare. Lui non ha difesa, non ha possibilità di giocare carte. Attacchiamo e gli distruggiamo il Nexus. Va bene, molto interessante. E ci ha illustrato anche la meccanica del congelamento. Ora vorrei provare a fare una partita giusto per farvi vedere anche come livellano gli eroi, perché è molto interessante anche quello. Stiamo sbloccando sempre più esperienza nel prologo e stiamo andando avanti a prendere anche questi 1000 punti che ci servono per il forziere, per aprire nuovi oggetti. Io voglio provare a fare una sfida con la IA. Ci sono questi qua, i Poro, che sono veramente fighi, perché c'è il guardiano, il custode, diciamo, dei Poro, che è tipo un pastore che alleva questi batuffoli ed è in grado, lanciando questa carta di questo allevatore, di evocarne, quindi avrà lì un esercito di questi. Vabbè, intanto iniziamo. Possiamo sostituire una carta, ma direi che sono soddisfatto di tutte queste carte, quindi va bene. Iniziamo e vediamo cosa riusciamo a fare. In questo caso non riusciamo a fare nulla, perché abbiamo solo uno di mana, quindi non riusciamo a lanciare nulla. Quindi io a questo punto... lui inizia a lanciare quella, se la butta lì. Conferisci +1/+1 un alleato, quindi in questo caso il prossimo turno lancerà qualcun altro. Vabbè, intanto vediamo. Continuiamo a pescare, perfetto. Oddio, ne hanno due. Adesso noi abbiamo 2 di mana, cosa facciamo? Infliggi 2 a un bersaglio oppure iniziamo a difenderci. Custode delle maschere. Vi faccio vedere subito come funziona l'attacco. Quando vengo evocata, fornisce... ok, questo invece è un... no, 2 di bosco verde. Non ho... eccolo qua, l'eroe. Però lo possiamo lanciare il prossimo turno, perché ho 3 di mana. Praticamente aumenta di livello quando io e le mie ombre... abbiamo attaccato, colpito il Nexus 2 volte, quindi aumentando, facendo questa, diciamo, sottoquest, aumenterà vita e danno fatto, quindi salirà di livello Z. Ma al momento non mi sembra molto molto intrigante la cosa, quindi possiamo infliggere 2 danni e quindi andare a... sì, direi che lo facciamo, e attacchiamo questo, che è quello un po' più temibile. E così ci resta in piedi solo questo, che decide di attaccare, ma al momento non abbiamo difese, quindi un punto ce lo toglie. A questo punto dobbiamo capire come fare. Allora, anche questo. Aumento di livello, la tua mano è vuota. Quindi praticamente Jinx sale di livello quando la nostra mano è praticamente vuota, cosa che è impossibile. Giochiamo lo Squamasauro. Devo giocare anche il gioco di Magic, tra l'altro. Squamasauro quale? 5-2. Ah, ok, possiamo scegliere quale. Che fa 5 di danno o ha 2 di vita? Io faccio questo, che ha 5 di danno. Perché adesso, quando arriverà il turno, cioè adesso, attaccheremo. Decideremo di attaccare. Però... fa 5 di danno. Il problema è che lui ha messo giù 2 di questi. Vabbè, non abbiamo modo... poi se lui attacca con questo, sicuramente controbatterà con questo, perderemo il drago. Quindi passiamo il turno. Hanno preso la strada sbagliata.
Notevole che comunque questo gioco l'avevano già annunciato tempo fa, ma uscito così al volo, si è completamente doppiato. Allora, non abbiamo mana perché? Perché la carta è impegnata lì. Allora, niente, a sto punto giochiamola. E la giochiamo, abbiamo un punto mana che possiamo spendere. No, andiamo. Devo ancora capire bene tutte le meccaniche, siate pazienti, ma ha fatto quello che io pensavo. Ci siamo autodistrutti, ma va bene. Adesso tocca a lui attaccare, io non ho niente con cui difendermi. Adesso vediamo cosa riusciamo a fare. Eccolo lì, ha giocato un eroe, quindi premendo col destro possiamo vedere la carta. In pratica io e le mie ombre abbiamo colpito il Nexus 2 volte. Evocandolo, lui crea un'ombra vivente che andrà a creare nel momento in cui la lancerà in campo. Cosa facciamo noi? Noi reagiamo. Allora, abbiamo 4. Quindi evoca un alleato. Ok, Se lo dici più tu, anche questo. non soffriremo. Ah, non posso. Perché non posso? Ma cosa? Il cacchio. Facciamo questo. Aspetta. No, ho sbagliato. Vabbè. Ho sbagliato. Non posso giocare a carte. Niente, adesso ci fa una marea di danno. Tieni duro, Zern. Ha colpito il Nexus 2 volte, quindi sale di livello e diventa più forte. Niente, dobbiamo passare al contrattacco, vedere che cosa fare. Allora, non possiamo, dobbiamo recuperare mana, quindi io butto in campo questo, che non serve una Guardo il mazza, mondo ma con va occhi bene. nuovi. Ok, praticamente si gioca a turno. Turno 5, abbiamo 5 di mana, vediamo cosa riusciamo a fare. Infliggi 1 a tutte le unità nemiche, perfetto, così gliene eliminiamo 1, perfetto. Che lo spettacolo abbia La inizio! lanciamo in campo subito, direi. Infatti, eccolo lì. E la buttiamo in campo in attacco Servono adesso. sempre braccia in più. Non dimentichi dove ce l'ha. Hanno potuto giocare tutto adesso e ci fanno il paiolo. Giustamente, allora le butto in Questa deve campo andare una per e due. l'equilibrio. Vediamo, hanno 2-3 di vita. Uno ce la fanno fuori sicuramente. Vediamo come Cercami distribuisce questo. lui. Vediamo. Eh sì, uno lo perdiamo, ma lo perde anche lui. E l'altro invece resiste e ritorna qua. Allora, è interessante e intrigante. Non lo trovo un gioco noioso come altri. È molto bello, Cosa dovrò dicono capire gli bene poi occhi come di fare Gilden? con tutto il resto. Allora, la mano è vuota, attacco rapido. Io ho le mie ombre. Io evoco questo, quindi anche le ombre, Non scusate. temere la via Allora, oscura. questo. E poi butto in campo. Ah no, tocca a lui giocare. Sì, perché in pratica noi giochiamo una carta, tocca all'avversario gioca una carta, ma nel momento in cui l'avversario attacca non possiamo più pescare, ma si attacca soltanto. Quindi io butto in campo Sono questo, che mi d'accordo, genera anche l'ombra, Zern. credo. Genera però l'ombra. Opporsi e resistere. Sono Allora, d'accordo, vediamo un attimo contro maestro. chi resistiamo. Allora, fa uno di danno e lì. Non chiudermi. Dobbiamo. Questo fa 4 di danno. Dobbiamo assolutamente Resistendo chi fermarlo. E può. anche questo. Gli Sono altri sono danni d'accordo, trascurabili. maestro. Stiamo proprio giocando male, ma ci sta. Perché è la mia, onestamente, la mia prima partita senza il tutorial, Giungle. quindi Allora, abbiamo 3 e butto in campo questo. E basta, passa il turno. Sì, ma ragazzi, cioè 9 questa ne chiede. Mannaggia, mannaggia, 7 ne abbiamo adesso però. Quindi 7. Ho capito, ma lui adesso non può più buttare giù niente, quindi il prossimo turno attacca, quindi devo trovare il modo di. Ma sono morto. Spendi tutto il mana. Ah, ok, infliggi il danno, ok, bello, 9 danni.
Allora, 9 danni, togliamo questo. Buttato via, ma. Sì, ma abbiamo perso, perché comunque gli altri ci tolgono 4. Attenzione che potremmo cavarcela. Non ho mana. Devo buttare in campo questo, ma non ha senso. Non ha senso. Ok, 8 di mana. Allora. Quando vengo evocato, ripristino. No, dobbiamo solo difenderci, ma contro chi ci difendiamo? Questi che fanno 2 danni, ma è finita, ragazzi. Abbiamo finito, abbiamo perso. Eh sì, abbiamo meno 1 e perdiamo. Sconfitta. Niente, vabbè, riproviamo di nuovo. Ne facciamo un'altra, magari un po' più di esperienza la prossima volta. Allora, voglio provare un altro. Seleziona il tuo mazzo. Abbiamo sbagliato mazzo, magari. Facciamo questo. Facciamo questo, che bello aggressivo. Come ho detto, devo ancora capire bene tutte le meccaniche e come fare i mazzi, quindi è giusto per farvi vedere un pochino queste meccaniche che trovo abbastanza innovative per un gioco di carte. Infatti normalmente con un Hearthstone mi sarei già stufato. Allora, posso cambiarne uno. Allora, io direi che al momento. No, direi che cambiamo. Non lo so, cambio questa. Non lo so. Vedere magari se mi dà una carta con meno mana? Meglio. Ok, quindi abbiamo uno di mana, possiamo buttare fuori. Ah, abbiamo preso. Se tre o più alleati sono morti in questo turno, evoca Vilmo. Ok, evochiamo il ragno. Temibile. Lo status temibile, cosa vuol dire? Può essere bloccata solo dai nemici con tre o più potere. Bello. Bene. Tocca a me. Io a questo punto sferro l'attacco perché non può, in teoria è temibile, quindi non può essere bloccato da questo. E quindi attacco. Vediamo lui come controbatte, vediamo se funziona. Infatti, vedi che non può. Ok, gli abbiamo tolto 2. Molto interessante perché questo ragno potrebbe fare la nostra fortuna. Allora, attenzione, adesso abbiamo pescato un'altra carta. Abbiamo pescato una carta che evoca un ragnetto attaccante. All'inizio del tour aumenta di livello se hai 3 o più altri ragni. Quindi io evoco questo, la butto qui. E Vieni pure. vediamo cosa succede. È temibile anche questo. Bene. Tocca a me. Allora, in questo caso, buttiamo giù questo. E buttiamo giù Presto questo. sarà tutto finito. Vediamo se riusciamo a bloccare. Ma non evocava un ragno, vabbè. Vabbè. Allora abbiamo passato. Ok, tocca a noi e ci torna il mana, che ne abbiamo ben 3. Vediamo se 3 o più alleati sono morti in questo turno. No. Evoca un ragnetto. Abbiamo 3, quindi possiamo fare solo questo. Va bene, evoco questo. Lady Elise, E mi dove tengo lì sei? 2 di Sarai mana. proprio un bel regalo. Lui cosa fa? Butta giù quello. Io direi che potremmo anche contrattaccare. Oh Che è no, no, temibile, no, no, no! temibile. Quindi direi che tentiamo l'attacco Silenzio. subito così. E Divino. attaccando ci evoca il ragno. Ok. Ok, no. Allora lui Come osi? evocava solo attaccando, non Ringraziamenti difendendo, romani. giustamente. È bella questa meccanica di attacco-difesa. Mi piace. Allora adesso dovrebbe. Tocca a lui, vediamo se attacca lui. No, pesca la carta, pesco anch'io. Qual è Lui la lezione di gioca oggi? quello. Burlona fantasma. Quando un altro alleato muore, infligge un danno al Nexus nemico. Quando un altro alleato muore. Ok. Allora abbiamo 4 di mana. Possiamo fare. Quando vengo evocato, mi conferisce 1 più 1 per ogni altro alleato che possiedi. Interessante. Lo lanciamo subito e poi sferiamo. Otto per L'attacco se Noxus! possiamo, no, tocca a lui. Servono sempre braccia in più. Attacchi adesso. Ma cosa sta potenziando? Saltiamogli addosso. Eh sì.
Mannaggia, è finita. Allora, uno di vita e fermiamo l'attacco più grosso, che è questo. Che fretta c'è. Poi fermiamo anche questo, togliendogli uno di vita e distruggendolo. E poi il 4-4 gli fa 3 di danni, resta in piedi e molto uno bene. Di noi morirà. E vediamo cosa riusciamo a fare. Va tutto bene. Andata discretamente bene. A parte il fatto che ci fanno un paiolo tanto. Siamo 16-16 adesso, va bene. Dovremmo riuscire a buttare in campo qualcuno di potente. 5, Lord Arachnide. Da +2/+2 ai ragni. Vittima sacrificale. Bullone fantasma. E tocca a noi anche attaccare adesso, quindi... Quindi Orda. E poi abbiamo ancora un +2 che non possiamo usare. Direi che a questo punto toccherebbe noi attaccare. Quindi attacchiamo. Questo viene potenziato. Meglio di niente. Ora l'attacco tocca a lui, quindi dobbiamo organizzare la difesa. Allora, allora, se 3 o più alleati sono morti, quindi questo ci costa 3. Non ce la facciamo a farlo. Però vabbè. Vabbè, lanciamo questo di protezione. Si gioca. E lui attacca, giustamente. Quindi, allora, noi andiamo a salvare questo di qua. Che gli facciamo 5 di... Ok. E poi 2 danni. Questo. E ci fa 2-1 danni, sì. Non so se poi quello elettrificato ci fa qualcosa, ma... Molto bene. E niente, abbiamo poco danno. Vabbè, niente. Toccherebbe noi adesso attaccare. Abbiamo quanto? 7 di mana. Allora. Lui ha già una difesa di 3, quindi... facciamo un po' a caso, perché cosa fa? Fornisci 3-0, ok. La cazzo proprio stiamo giocando, abbiamo giocato male. Allora, risveglia la nidiata, evoca 3 ragnetto. Boh, molto bene. Ok, via. Vediamo cosa fa. Molto bene. Non mi vedranno mai arrivare. Toccherebbe noi. Vediamo se possiamo ancora fare qualcosa. No. Direi che andiamo con tutto quello che possiamo in attacco e vediamo cosa succede. Cercavi questo? Stavolta è difficile. Niente, abbiamo la mano libera, assolutamente libera. Quindi tocca a lui attaccare adesso. Vediamo di giocarcela bene. Allora, lui gioca... Ah, ok, bene. Allora, lanciamo questo, che evoca 3 ragnetti. Altro? Ok, attacca, va bene. 1, 2, 2 e attacchi. Ah, me l'hanno bloccata.
Chissà che cacchio ha usato. Vabbè, un danno me lo fa comunque. Anche due danni mi fanno. Sì. Niente, è andata molto male. Adesso andiamo a perdere. Sicuramente è un mazzo del piffero questo, ma... Allora, infliggi 4 danni al Nexus. Ok, dai, vai, via. 4 danni al Nexus. Ok, questo è un game changer. Però adesso mi fanno il paiolo loro. Ho 7 danni. Se il nemico ha 10 o meno di salute, aumento di livello. Ok, lo lancio, così aumenta di livello la carta. 6-5. Diventa 10-5. La mia ascia è pronta. Ora. Morte per mano mia. Ok. Difendete. Cercavi questo? Vi spacco tutti. Ho vinto. 10 di danno, ho vinto. Non ci avrei scommesso 2 lire prima. Bene, bene, bene. Non ho calcolato che era inarrestabile, quindi non lo potevano bloccare. Quindi ho vinto, molto bene. Sono molto bravo, no, non è vero, ma va bene. Io spero di avervi fatto cosa gradita, di avervi portato Legends of Runeterra. Troppa era in questo titolo. Poi magari qualcuno ha qualcosa da dire. Fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Vi ricordo un'altra cosa, poi è anche uscito su Epic Store, l'Epic Launcher, come lo volete chiamare, il gioco di Magic, gratuito, free to play, molto bello, molto ben disegnato anche come carte. E qualora vogliate aiutare il canale, io sono il primo a dirvi non fate l'abbonamento, assolutamente non spendete soldi, ma quando acquistate sull'Epic Store e andate per pagare, sotto c'è il tag del content creator, come si chiama, del creator lì, e scrivete tutto in stampatello maiuscolo, ma credo esca già in maiuscolo, Indie Gameplay Ita, Indie Gameplay Ita, e date una mano con una percentuale, un po' come referral di Stan Gaming, Kinguin e G2A. Fatemi sapere allora cosa ne pensate di questo Legends of Runeterra, e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi, e ciao ciao!